Il processo dimostrò che uccise 5 persone in più solo per non avere testimoni. È il commento al videotestamento dell'ex ufficiale dell'SS rilasciato al quotidiano La Repubblica dal procuratore militare Antonino Intelisano. Fu lui a scoprire l'armadio della vergogna, 695 fascicoli relativi al percorso delle stragi naziste compiute in Italia tra il 1943 e il 1945. Il mobile era a Roma, in Palazzo Cesi Gaddi, sede della Procura Militare, rimasto chiuso e trascurato fino al 1994. Intelisano lo aprì, interrompendo l'archiviazione provvisoria che incredibilmente classificava così quegli atti. Il procuratore attualmente fuori nazione in Brasile per seguire la vicenda di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo, condannato all'ergastolo in Italia. Ma nel lontano 2009 anche Ariano lo ha conosciuto, parlò con gli studenti della Covotta, un convegno promosso dalla professoressa Maria Carmela Grasso, durante il quale Intelisano raccontò a Canale 58 del processo al boia delle Fosse Ardeatine. Nel corso del processo non ha mai mostrato un effettivo ravvedimento, ha sempre orgogliosamente detto che ha obbedito a degli ordini, che lui aveva fatto il suo dovere e questa condotta, sia pure ascrivibile a una considerazione di coerenza individuale, certamente non è condivisibile perché per motivi che sarebbe troppo lungo elencare, non è vero che l'ordinamento a cui lui era tenuto a dare obbedienza, prevedesse quelle condotte che lui ha in concreto, posto in essere. Non solo, ma lui ha sempre mostrato una condotta processuale improntata a un algido distacco, rispetto a forme di pentimento, vere, e non meramente verbali, che appunto avrebbero portato anche a un riconoscimento e a un trattamento sanzionatorio diverso se fossero state formulate, espresse e coltivate all'epoca del processo.